Eccoci qua, cari amici, dal vostro Supercorris 84, prova speciale in Argentina della nuova Skoda Fabia R5 Evoluzione. 60, tornante aperto a destra, stringe in uno sinistra molto lunga. Questa è la risposta della Skoda alle Polo R5, In uno alla destra C3 stringe, R5. apre molto lunga. Vediamo un po' come va. Sinistra molto lunga, stringe uno, in due destra stringe. In non visto tornante a sinistra, non tagliare, uno destra stringe, in non tagliare sei sinistra. In tre destra su crinale, 30. Tieni la destra, in 4 sinistra apre molto lunga, stringe 1, in non tagliare 1 destra. In 5 sinistra, 6 destra, 30, tornante non visto a destra, apre. 6 destra, 30, tornante aperto a sinistra. Apre 6 lunga su crinale improvviso, 1 sinistra, stringe su crinale stretto. 2 destra non tagliare, 2 sinistra stringe, in 6 destra. In 6 sinistra, 30, 6 destra lunga. Apre, rallenta 50, crinale tornante non visto a destra, 30. Sinistra, tieni la destra in uno sinistra, non tagliare. 4 destra su ponte stretto, in 4 sinistra su crinale, in 4 destra in 2 sinistra stringe. 30, tornante non visto a destra, tornante a sinistra. In 2 destra, uno sinistra, in uno destra, in non tagliare due sinistra, apre, due destra, in non tagliare due sinistra, stringe su ponte stretto, 30, due destra, uno sinistra, apre lunga, 30. Attenzione crinale, non tagliare due destra, stringe su ponte stretto. Due destra lunga, stringe uno, in uno sinistra, in uno quattro destra. Eccoci qua, amici, alla fine della nostra prova speciale, che dire? Chiaramente allora la location è fantastica. Veramente splendida. E vediamo che la PlayStation 4 un minimo fa fatica a gestire tutti questi poligoni di queste rocce, di questi scorci bellissimi, perché davvero la grafica su questa Rally d'Argentina è qualcosa di fantastico. Però devo dire che ci sono qualche piccolo problema di pop-up, qualche texture che si carica in ritardo, ma di base posso dire che comunque il gioco fa una grande scena. Chiaramente non è né la PlayStation 4 Pro né l'Xbox One X, quindi addirittura il PC. Però sono molto soddisfatto per quanto riguarda la vettura. Devo dire che la Skoda Fabia Stringe, R5 in non tagliare rispetto sei sinistra. alla Polo, la C3, è un po' meno moderna, ma questa è la versione evoluzione, quindi è stata una In versione tre comunque destra su modificata crinale. in vari aspetti, più performante. Infatti vediamo che anche nel WRC2 sta ottenendo enormi risultati. Quindi sono Destra. molto soddisfatto, dai. Bellissima prova, mi sembra che di motore questa vada più delle altre. In Tanto se 5 riusciamo a sinistra. vincere il campionato con le vetture più di gruppo A, riusciamo anche ad andare nel campionato R5, che credo sia il campionato top di Dirt Rally 2.0 della carriera. Quindi niente, che dire. In attesa che esca anche WRC8, gioco su cui punto, anche se penso, vedendo anche il gameplay, che sia meno realistico da dirti, però non fa niente.
Mi sembra molto ben studiato graficamente. Spero che vi sia piaciuto. Sentiamo anche il sonoro, veramente molto realistico. Sei sinistra, semplicemente spero che vi piacciono queste prove di vetture particolari, perché chiaramente crinale tornante non visto a destra, ci fanno capire anche come il gioco sia stato sviluppato in maniera molto differente. Vediamo la Skoda, soprattutto nel frontale, con le luci un po' più arrotondite, da cui possiamo capire che è un modello evoluzione questo. Che dire, io pensavo che Dirt Rally, quella grafica spazzosa che si vedeva nei gameplay, fosse ancora una volta appannaggio delle versioni potenti. Invece vedo che anche la R4 standard comunque si fa i suoi cazzi suoi, come si può dire. Quindi sono molto soddisfatto e vi rimando alla prossima prova speciale di Dirt Rally 2.0. Un saluto, ci vediamo alla prossima.